Italia da gustare. Un viaggio tra le eccellenze italiane a cura del direttore Dario Bordet. Si sposa per incontrare Lorenzo Albanese, il CEO di LM Fashion. Questo premio, questa esperienza qui a Milano. Sì, è un premio veramente realizzato con amore e tanto sacrificio. Sacrificio di un'azienda intera, perché tra registrazioni, chi ricamava, chi li contava, chi apriva le buste con la registrazione, è stata una bella soddisfazione, però devo dire. Ci siamo impegnati tanto e siamo riusciti a cucire sull'abito che è stato premiato dal Guinness World Record con 50.890 Swarovski, cristalli da 3 e 4 mm, tutti cuciti interamente a mano sull'abito da sposa. Quindi abbiamo vinto il Most Crystal on a Wedding Dress. Tra l'altro la signora Michela, insomma, ci ha impiegato 200 ore. Sì, circa 250 ore di lavoro. Ecco, conosciamo meglio, perché a parte questo primato, questo premio, però c'è dietro un background, un'azienda. Ci racconti la Case History. Sì, noi nasciamo sempre in questo business che sono gli abiti da sposa. Io principalmente sono figlio di un atelier in Campania e Michela l'ho conosciuta proprio in atelier. Quindi ci siamo conosciuti, abbiamo prima fondato le basi con il nostro negozio e poi abbiamo creato la Maison. La Maison che ci ha portato veramente grandi soddisfazioni. Con noi lavorano tantissime persone, tutte in gamba e giovani, perché noi amiamo sempre la tradizione, ma ci piace innovare, fare sempre cose nuove e farle vedere in tutto il mondo. Questa è la creatività che a noi d'Italia da gustare piace incontrare, ma soprattutto raccontare. Utilizziamo il mezzo, perché una donna che è vicina al sì deve utilizzare o deve comprare un vostro capo? Noi il nostro slogan, diciamo, è stupire sempre, perché quando si arriva a questo momento tradizionale della vita, che i miei nonni e i miei genitori mi dicono sempre, nella vita ci sono tre tappe fondamentali: si nasce, si sposa e si muore. Per creare la famiglia ci si deve sposare, per dare la tradizione alla famiglia. Quindi scegliere un abito da sposa Michela Ferriero vuol dire acquisire e conoscere il Made in Italy vero, tessuti pregiati, lavorazione Made in Italy, lavorazione sartoriale, e portare la tradizione nel cuore del design, del fashion italiano. Ci congediamo da Lorenzo Albanese, a voi regia.